Comunque, l'altro giorno, sabato e domenica, dell'altra settimana, sono stato a San Marino ed è incredibile quanto costi adesso il gasolio. Mi ci sono voluti, per fare un pieno, mi ci sono voluti, avevo fatto il pieno, quasi 180 euro di gasolio. Sono andato a San Marino, sono tornato, ho consumato poco meno di mezzo serbatoio e ci ho messo altri 70 euro, 80. Mi sono fermato, non era neanche pieno. Sta qui, però c'è del fango. Mi sa che ci conviene tornare indietro perché là si scivola. Io non lo so, il gasolio. Io sapevo che il gasolio, poi non so se è vero, è lo scarto della benzina. La benzina è più raffinata, ci vuole più lavoro. Non riesco a capire perché al posto di aiutare l'economia, al posto di aiutare i trasporti, il gasolio costa più che la benzina. Tutti si lamentano che c'è questo costo. Io non lo so se viene fatta apposta anche questa guerra, se venga fatta apposta per far aumentare e lievitare i prezzi delle cose. Ma non so dove finiremo. Ma adesso una bombola da 10 kg di gas, prima la pagavo 25 euro, adesso mi costa 40, quasi il doppio. Boh. Va bene. C'è del fango qui, Sì, Safir. è molto umido. C'è del fango. Oh, sta cadendo. Poi devo lanciare il salvagente. Qua ci sono le canne. Sì. Stasera Safira va a festeggiare la festa della mamma Già. con la mamma. Certo, quindi ci vado con la nonna. Vabbè, anche la nonna sarà una mamma. Sì, ma per me è nonna, quindi non va Ho bene. capito, ma è uguale. Comunque dai, acqua adesso ce n'è. Meglio che non sia poi tanta perché sennò rovina, distrugge tutto. Se è troppa distrugge tutto, se è poca non ce n'è e crea problemi. Così penso che sia l'acqua sia giusta. L'acqua
Che in questo posto, no? Ci sono i piumini. Ci sono un casino di piumini. E io che sono allergica, per me è... Madonna. Ah, anch'io con i piumini. Questi sono gli alberi dei piumini, vedi, questi bianchi. Allora fanno tutti i piumini e te a soffiare. Soffia, soffia. Soffia, soffia. Là ci sono i papaveri. E le papere dove sono? Le papere non ci sono. Ah, di solito la canzone diceva papaveri e papere. Dove sono le papere? Non ci sono. E la canzone dice così, ma le papere non ci sono. Là lontano lontano c'è Toby. C'è il dondolo, vuoi dondolare? No. Il dondolo, la baracchina. Ulla. Però l'hanno fatta bene, eh? L'hanno tenuta bene qui la baracchina. Gli hanno messo il cancelletto per entrare le macchine. Guarda i piumini, guarda i piumini. Ce ne sono tantissimi. L'allergica la chiama. Te sei l'allergica? No. No. Ma i denti quindi sono dritti adesso? Sì. Quindi togli l'apparecchio il 19, hai detto? Sì. E io? Io devo mettere l'apparecchio. Mettilo. Ah, vabbè. Metterò. Una cornazza. Aiaia, qua ci sono i rovi. Oddio, oh. Tutto cagato sul campo.
Qui è altino, eh? Beh sì. Qua si possono fare i tuffi. I tuffi, insomma, non è che sia così poi alto, eh. Per fare il tuffo vedi con i piedi in fuori, tum, vai a sbattere. Adesso sarà anche alto, ma prima di fare i tuffi se ne vuole. Adesso sta filmando. Ciao Safira, cosa Ciao. Fai? Niente, guardo il fiume. Guarda il fiume. Hai visto? Lì c'è Gino e Pino. Sì, sono nostri due amici. Sì. Il ragnetto è? Il polipetto. È il polpetto, il polipetto. Gino e Pino. Intanto cade. Cadono tutti i semi degli alberi. Mamma mia, quanti piumini ci sono. Ce ne sono tanti tanti. Si starebbe anche bene, ma con i piumini, per chi è allergico come me, è un po' un morire. Ah sì. Sempre che stia nevicando. E invece no. Sono i piumini. Ci possiamo fare un cuscino? Volendo sì. Che sono anche morbidi. Quanti piumini. Controllo che vedo il campo. Anche i maledetti. Quindi la giornata di passeggiata è finita qui, è vero Saferin? Abbiamo sì. Passeggiato, siamo andati a vedere il fiume. Adesso parliamo un po' di computer. Cosa vuoi guardare? YouTube? Anche. Guardiamo un po' di computer e poi io devo sistemare. Devo sistemare anche quella infiltrazione lì, però lo faccio un altro giorno, oggi non ne ho voglia. Va bene, ci saluto, ciao! Ciao!